Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di fogli di carta colorati, precisamente 18. Io vi faccio vedere, li ho ritagliati da un blocco di fogli che ho comprato alla Lidl, che è appunto carta colorata A4 da stampante e una carta da grammatura 80. Come potete vedere sono tantissimi, moltissimi colori e costa veramente poco, e con questi pacchi di carta ci potete fare veramente di tutto. Ho preso appunto questi fogli colorati, ho scelto 6 colorazioni diverse, adesso ve le faccio vedere: il giallo, il rosa, il rosso, l'arancio, il celeste e il verde, e 3 fogli di ogni colore per appunto realizzare 18 fogli, e poi ne ho tagliato una parte realizzando dei quadrati da 21 cm ciascuno. Io li ho tagliati con una taglierina, ma voi ovviamente potete prendere tranquillamente la misura e tagliarli con le forbici. E questi qui sono i pezzetti rimanenti. Mi raccomando, non li buttate i pezzetti rimanenti, perché si possono fare tanti altri bei lavoretti. Per questo progetto quindi avremo bisogno di questo, poi avremo bisogno di colla vinilica ed un pennello e un nastro. Inoltre decoreremo ulteriormente questa ghirlanda proprio per il carnevale, e quindi utilizzerò dei nastri colorati. Anche questi li ho acquistati alla Lidl, se non sbaglio anche questi 1,99 euro, e delle decorazioni che appenderemo. Anche in questo caso le decorazioni le potete fare in tutti i modi, poi vedremo più avanti. Ciascuno di questi fogli va piegato nello stesso identico modo che vi farò vedere ora, per cui prendo un solo foglio e vi faccio vedere come appunto realizzare tutte le pieghe. Allora, per prima cosa pieghiamo il foglio dividendo il quadrato in due parti e tracciamo appunto la linea. Riapriamo, giriamo il foglio e lo facciamo anche nell'altro verso. Tracciamo bene il segno. Ecco qui. A questo punto, come vedrete, avremo diviso praticamente il nostro quadrato in altri 4 quadrati. Per ciascun quadrato andremo a fare la piega all'interno, ok? E quindi praticamente creeremo un triangolo che si va a sovrapporre ad un triangolo equivalente. La stessa cosa per questo lato. La stessa cosa per questo lato. La stessa cosa per questo lato. A questo punto dobbiamo fare ancora una piega, quindi consideriamo come se quello che abbiamo ottenuto fino adesso fosse diviso in due parti, una e due, e per ciascuna parte andiamo a piegare ulteriormente il triangolo in questa maniera. Andiamo a creare praticamente un altro triangolino con l'angolo retto che sta appunto sulla diagonale di questo quadrato. Anche in questo caso andiamo a fare questa piega portando ovviamente il nostro lembo esterno verso il centro, giriamo e pieghiamo la linguetta inferiore verso l'alto. Quindi ci troviamo in questa situazione. A questo punto pieghiamo. Questo qui è esattamente il componente che dobbiamo aggiungere, che andiamo ad incastrare quando ne avremo tanti, e lo incastreremo in queste aperture qui, vedete? Eccole qua. Quindi in questa apertura e in questa apertura. Ne abbiamo completato uno, adesso se ne faranno altri 17, quindi in totale dovranno essere 18 elementi come questo. Una volta realizzati tutti i nostri componenti nei 6 diversi colori, sono 18 in tutto, andremo a congiungerli l'uno all'altro e poi ad utilizzare la colla per incollarli. Io utilizzo la colla vinilica perché mi sono trovata molto bene. Vi faccio vedere come vanno incastrati. Allora, precisamente, come vedete, prendendo un componente c'è diciamo una punta che si divide in due parti, e poi c'è un retro che ugualmente ha diciamo due vie di incastro, come potete vedere, una a destra e una a sinistra.
Quindi l'incastro avviene in questa maniera: si vanno ad inserire le punte esattamente in questi spazi qui e si portano fino a che è possibile. E vedete, si comincia diciamo, a formare una curva. Mano a mano che si aggiungono, ovviamente si creerà un cerchio. Quindi io adesso ve la faccio vedere montata e poi procediamo piano piano ad incollare pezzo per pezzo in modo da mantenere la forma. Siamo arrivati all'ultimo elemento. Procederemo prima ad inserire il retro, quindi la punta del precedente elemento in quello appunto rosso, e poi le sue due punte nel retro del primo elemento inserito. Sistemeremo un po' il tutto ed ecco qua la nostra corona. A questo punto, un pezzo alla volta, procederemo ad incollarlo. Con un pennello inseriamo il pennello all'interno. Io faccio così. Si può anche smontare e rimontare attaccando l'uno con l'altro, però così siamo sicuri che mantiene la forma che gli abbiamo dato. Lasciamo asciugare e poi lo gireremo dall'altro lato e faremo la stessa cosa andando ad incollare anche dall'altra parte. In questa maniera, una volta asciutta, avremo una coroncina completamente attaccata e potremo tranquillamente appenderla come decorazione di carnevale. Vi faccio vedere poi ulteriori decorazioni da fare. Dalle parti di fogli colorati che sono rimaste, andremo invece a ritagliare delle piccole decorazioni per realizzare questa ghirlanda che vi faccio vedere oggi. Allora, io ovviamente ho delle fustelle da 1,5 cm, 2,5 cm, 3,5 cm per tagliare la carta, ma ovviamente sono pallini, quindi si possono realizzare tranquillamente a mano e in tutte le dimensioni che desideriamo. Ho realizzato i 6 rotondi più grandi, uno in ciascuna colorazione, e gli altri più piccoli invece ne ho realizzati due per ciascuna colorazione, sia questi medi che questi piccolini, i più piccolini. Per ciascuno dei rotondini grandi abbineremo due di diverso colore, ovviamente di quelli medi, e due di quelli piccoli. Per la decorazione utilizzerò delle forbici e del nastro biadesivo spessorato. Sul
Sul pallino grande posizionerò un pezzetto di nastro biadesivo dietro e uno davanti, quindi su entrambi i lati. Sui pallini medi posizionerò invece un solo pezzetto di nastro biadesivo, solo da un lato. Dovranno essere più piccoli ovviamente dei pallini, ancora dei pallini più piccolini che andranno appunto attaccati qui. Cominciamo da questi. Tolgo la velina al nastro biadesivo. Ecco qui, sul retro, utilizzerò del nastrino per poi attaccarle alla coroncina. Quindi all'incirca prenderò un 40-50 cm di nastro, poi vediamo come ci piace di più. Tolgo la velina, lo vado ad attaccare esattamente qui, nel centro, e poi ci posiziono anche il nostro tondino. E così avremo la nostra decorazione anche tridimensionale, come potete vedere, un pochino spessorata, da appendere appunto alla nostra ghirlanda di carnevale. La stessa cosa la faccio con tutti gli altri. A questo punto la nostra ghirlanda è asciutta, io prendo il nostro nastrino colorato, realizzo un nodo nella parte superiore e poi realizzo un nodino all'estremità. In questa maniera si potrà appendere dovunque vogliamo. Dopo aver messo il laccetto per la parte superiore, andiamo invece a decorare la parte inferiore. Riprendiamo le nostre decorazioni ed andiamo praticamente ad attaccarle appunto lungo i lati inferiori. Quindi prendiamo ciascuna delle nostre decorazioni, le andiamo ad inserire nella parte inferiore e facciamo un nodino. Ci controlliamo se ci piace così posizionata e facciamo un doppio nodo. E così facciamo per tutte le altre. Potete anche fare i ricciolini su questi nastrini, che sono quelli della carta da regalo praticamente. Questo qua è l'effetto che avrete. Poi adesso cercherò di appenderla e di farvi vedere queste fotografie da intera. Io vi saluto e vi ringrazio. E alla prossima. Ciao!